Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo modulo del corso di armonia e oggi ci occuperemo degli accordi a quattro voci maggiori, quindi major 7, che rispetto alla triade hanno in più appunto la settima, che è praticamente, facciamo un esempio in Mi Sol diesis, Si. Settima maggiore è Re diesis, quindi un altro intervallo di terza maggiore rispetto alla quinta e si forma l'accordo di settima. Anche in questo caso è molto molto utile studiarli come esattamente come abbiamo detto per le triadi, ovvero con almeno tre posizioni, tre diteggiature. Possiamo rifare gli esempi delle posizioni indicandole con il nome del dito, quindi posizione del mignolo, sempre in Mi, Mi Sol diesis, Si, Re diesis, Mi, l'indice. Ottimo esercizio è poi suonarli e mixare le tre posizioni, quindi eccetera, eccetera. Altro consiglio è quello di creare una qualsiasi cosa, una melodia, un semplice groove, una frase, e risuonarla esattamente. Questo è fondamentale per la conoscenza della tastiera e soprattutto pensando alle note, agli intervalli, quello di farlo in una posizione, quindi a caso, fare la stessa identica cosa nelle altre due posizioni. Quindi ora io ho usato questa. Quindi, come abbiamo fatto per le triadi, possiamo fare più o meno gli stessi esercizi aggiungendo appunto la settima, quindi quello base che abbiamo visto per le triadi per semitono, quindi partendo dal Mi major 7 su due ottave, Fa, scusate, Fa diesis, eccetera, eccetera. Poi, come avete visto, tutte le varianti per le triadi, esattamente identico, si può fare con gli accordi di settima, ovvero partendo una discendente, una ascendente. Oppure partendo dalla terza. Dalla quinta addirittura. Attenzione a non confondere i rivolti, che come avete visto nella spiegazione, un rivolto può essere primo, secondo, terzo rivolto, è un ordine ben preciso delle note. Ad esempio, il primo rivolto dell'accordo di Mi major 7 avrà al basso il Sol diesis, poi il Si, poi il Re diesis e infine il Mi. Questo è un rivolto, poi il secondo parte dalla quinta, settima, tonica e terza, e terzo, eccetera. Il voicing, attenzione, è sì un rivolto, ma nel senso che è una disposizione casuale o non delle note suonate ad accordo a scelta del pianista, il chitarrista, ovvero si può omettere alcune note, si possono scambiare, si può mettere a basso, ad esempio la terza, poi la settima, poi l'ottava, poi la quinta, quindi è un ordine
piacere di chi lo suona. Questa è una grossa differenza tra un voicing e un revolt. E detto questo, andiamo a sentire come fare questi esercizi con la base e provare a suonare qualcosa. Ovviamente l'accordo di settima può essere utilizzato per improvvisare anche su altri tipi di accordo, ovvero non è necessario e indispensabile che per usare l'accordo di settima maggiore ci sia effettivamente un accordo di settima maggiore sotto. Si può suonare anche su una triade maggiore oppure su un accordo di nona o di undicesima e tredicesima. Ad ogni modo, sopra tutti questi accordi che vi ho detto, si può tranquillamente utilizzare con il nostro solo, la nostra improvvisazione, eccetera, l'arpeggio di settima maggiore. Quindi andiamo a sentire con la base, tanto che sound ha questo tipo di accordo e come poter mettere in pratica quello che abbiamo detto. Con la base, se c'è questa settima lì. Allora, primo esercizio, suoniamo in continuazione, come abbiamo fatto con le triadi, tutto l'arpeggio di Mi, in questo caso la base di Mi, su tutta la tastiera. Thank you.
Cose, quante possibilità in più già abbiamo rispetto a una triade. La settima è molto molto bella, se usata nel modo giusto. Ovviamente da questo studio si può aggiungere la nona, l'undicesima e la tredicesima per completare l'accordo maggiore. Quindi la nona sarà Fa diesis, l'undicesima giusta sarà il La naturale, la tredicesima sarà Do diesis. Ovviamente l'undicesima soprattutto si può alterare e suonare la diesis 11, ma questo vedremo quando parleremo di scale. Per ora studiateli in questo modo, e quello che abbiamo fatto con l'arpeggio di settima si può fare aggiungendo appunto la nona e via via undicesima e tredicesima. Nel prossimo video invece cambieremo completamente colore dell'accordo e andiamo a vedere gli accordi minori settima.